a tutti, oggi sono qua con un nuovo video tag, strano vero? Era una vita che non facevo un video tag perché non mi piacciono particolarmente, però in questo caso sono stata taggata da Matteo del canale Mr. Branford, che se non conoscete vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Quindi visto che sono stata taggata da questa personcina speciale non potevo non fare questo video. Questo tag in realtà, che si chiama You're Not Good Enough Book Tag. In pratica dovrò rispondere a una serie di domande sorteggiando due persone da questo cestino in cui ho inserito un po' di personcine, appunto, e scegliere quale di queste due persone meglio si abbina o meglio risponde alla domanda. Sono negata per spiegare le cose, comunque. In questo bicchiere di Starbucks io in pratica ho inserito una serie di personaggi tratti da libri, fumetti, serie TV, canali YouTube e film, quindi vediamo cosa ne viene fuori. Prima domanda, hai solo un altro posto nella tua squadra di spelling, chi scegli per completarla? Non ho neanche idea di come si svolga una gara di spelling perché sono cose che qua in Italia non esistono. Comunque... La prima opzione è Vin di Mistborn di Brandon Sanderson e Yoda. Allora, Yoda lo escludo perché non sa parlare italiano, quindi escludiamolo e a sto punto sceglierò Vin anche se non penso sia mai stata a scuola, non sia mai andata a scuola, però Vin, io credo in te. 2. Entrambi questi personaggi vogliono ucciderti, ma va? Quale dei due uccideresti prima di avere più possibilità di sopravvivere? Quale due uccideresti prima per avere più possibilità di sopravvivere? Ok, non so neanche io leggere, sappiatelo. Allora, 1 e 2. Luke Skywalker, ciao proprio, ciaone, e Smaug. Perché? Allora, direi Luke semplicemente perché come faccio ad uccidere un drago? Cioè, è questa no, la domanda che chiede. Quale dei due uccideresti per prima? Luke, mi dispiace, sei un essere mortale come me. Smaug è un mago. È un drago, chissà come faccio ad ucciderlo da sola. A parte che non riuscirei ad uccidere neanche una mosca. Forse una mosca sì, però un ragno no, quindi... 3. Sei uomini e donne e sono rimasti solo questi due personaggi. A quale dai la tua rosa? Non ho idea di come funzionano i uomini e donne, non l'ho mai visto, non incomincerò ora. Non so che cosa significhi dare la propria rosa a qualcuno, spero che sia una cosa intesa in senso romantico. Allora, prima opzione Patrick, Dio prima di te. E l'altro invece... Now di Orange. Assolutamente Now, perché io Patrick non lo posso vedere, non lo posso sopportare. Tra l'altro, se ancora non avete letto Orange di Chigo Takano, questo è il momento buono per farlo perché è un manga bellissimo. Quarta domanda, sei stato scelto per gli Hunger Games, Ale. E quale dei due personaggi è più probabile che si offra volontario al tuo posto? Speriamo che ci sia qualcuno di valido perché io non sopravviverei neanche 30 secondi agli Hunger Games. Allora, il primo è Sherlock Holmes e il secondo Bilbo Baggins, per chi non lo conoscesse, da Il Signore degli Anelli e l'Hobbit. Ah, dunque, chi si offrirebbe al posto mio? Forse Bilbo? Bilbo, ti prego, salvami, offriti al posto mio, per favore, per favore. Quinta domanda, sei su un'isola deserta e non mangi da settimane. Come faccio a sopravvivere se non mangio da settimane? Va bene. Quale personaggio sacrificheresti per mangiarlo? Piuttosto muoio. Io non riuscirei a uccidere nessuno. Già mi capitano Luke Skywalker e Smaug. Nessuno vuole offrirsi per gli Hunger Games al posto mio. Come faccio ad uccidere qualcuno per mangiarlo? Ma che tag è? Ma va bene. Allora... La prima opzione è Groot, la seconda invece è Eleven, ovvero 11 di Stranger Things. Ah, Groot, per chi non lo conoscesse, è un personaggio dei Guardiani della Galassia, un fumetto bellissimo che dovete assolutamente leggere, e fra i due mi tocca scegliere Groot sperando che in quel periodo faccia dei frutti o qualche cosa di commestibile, perché la vedo dura mangiare legna. Sesta domanda, sei un supereroe della DC o Marvel? Benissimo. Chi sarebbe il tuo aiutante?
Vediamo un po'. Allora, Aiden di Illuminé, oppure Louisa Clark di Io prima di te. Sicuramente Aiden, non posso dire granché per evitare di farvi spoiler sul libro Illuminé, che ancora non è uscito in italiano ma probabilmente verrà tradotto quest'autunno, però per chi ha letto Illuminé sa perfettamente che Aiden, una intelligenza artificiale, è veramente il top. Cioè, potrei fare qualsiasi tipo di cosa al mondo nonostante non sia una persona fisica e reale, quindi lui. Settima domanda: sei un manager di una compagnia di ammiratori di avocado. Bene, sono contenta. Chi licenzieresti per la sua incapacità a comunicare? Direi che si fa ardua, perché abbiamo già scartato Yoda e Groot, che potevano essere abbastanza indicati. Tamaki del fumetto Oz Club di Biscuatori, bellissimo, se non l'avete mai letto leggetelo. Ed Hastings, l'amico di Poirot, un personaggio di Agatha Christie. Probabilmente sceglierei Tamaki. E poi se licenziassi Hastings dovrei fare i conti con Poirot, e è il mio vero e unico amore, quindi non potrei, e quindi no. Ottava domanda: hai appena finito un libro dove il tuo personaggio preferito muore, quindi sempre. Quale dei due personaggi ti conforterebbe? La vedo dura, perché se era il mio personaggio preferito, ma va bene. Vediamo un po'. Allora, Kelsier da Mistborn di Brandon Sanderson e Harry Potter. Si fa dura, ma la prima cosa che ho pensato quando ho letto Kelsier è: lui mi consolerebbe veramente tanto. È un personaggio fantastico, di una serie fantasy bellissima. È un po' il Robin Hood della serie di Mistborn, un personaggio che ha subito tanto, ma che è un Mistborn, quindi sì, Kelsier. Nona domanda: oh, scuola, chi farebbe parte del tuo gruppo di amici? Sono curiosissima, perché io non avevo un gruppo di amici, non ho mai avuto fortuna in amicizia, quindi speriamo bene. Allora, Claire Randall della serie di Outlander e Diary of a Bibliophile, Erika, quindi assolutamente Erika. Perché per quanto io possa amare Claire, perché è uno dei miei personaggi preferiti in generale, non solo della serie, nessuno può battere Erika. È pucciosissima, dolcissima ed è anche veramente mia amica, quindi Erika. Decima domanda: è finalmente arrivato il giorno? Sei un anno più vecchio, ma come è arrivato finalmente il giorno? Ma io non voglio invecchiare. Chi non si dimenticherebbe mai del tuo compleanno? Domanda veramente molto interessante. Allora, Katniss Everdeen, la vedo dura qua, e Jamie di la serie The Outlander. Direi assolutamente Jamie, perché è, sa essere dolce oltre che un uomo rude e grezzo delle Highlands, quindi Jamie. Undicesima domanda: mi mancano le mani. Hai appena trovato un nuovo booktuber. Chi è? Vediamo un po'. Poirot? Sì. Magari Poirot avesse un canale YouTube. E Voldemort. Direi assolutamente Poirot. Magari Poirot avesse un canale YouTube, magari esistesse veramente, magari parlasse di libri. È un personaggio intelligentissimo, molto sagace, per quanto sia un po' eccentrico, penso che darebbe degli spunti di lettura e di conversazione favolosi. Incrementerebbe davvero tantissimo la qualità della community di YouTube in generale. Dodicesima, poi mi spieghi, Alessia, come fai tu a farlo sempre, perché io mi impappino con le mani. Comunque, dodicesima domanda: pigiama party, puoi invitare solo un personaggio, chi scegli? Ah, qua si farà ardua. Io adoro i pigiama party, anche se l'unico che ho potuto organizzare è finito in maniera disastrosa. Allora, Sasuke, personaggio di Naruto, e Jon Snow. Oh signore, probabilmente sceglierei Jon Snow semplicemente per la sua pelliccia immensa, perché è morbidosissima e super adatta a dormire ai pigiama party. Sasuke in realtà mi sta anche un po' antipatico, quindi Jon Snow. Ma sì, anche se non sai niente, almeno saprai portarti la roba per fare un pigiama party, no?
Tredicesima domanda. Bam, sei incinta. Bam, così, va bene. Chi è il padre slash madre? Dunque, ho preso troppa roba, ok. Vediamo un po'. Pita Mellark. E qui sappiamo che la mia risposta sarà Pita Mellark. Però per correttezza vediamo anche l'altro. Ryuji. No, Ryuji di Toradora. Mi dispiace Ryuji, per quanto le tue capacità domestiche mi sarebbero immensamente utili, Pita è il mio grande amore e quindi Pita è il padre di mio figlio. Quattordicesima e penultima domanda di questo tag infinito. Hai appena scritto un messaggio super importante. Chi è più probabile che lo veda ma non risponda? Storia della mia vita praticamente. Nessuno che risponde mai ai miei messaggi nonostante li visualizzi. Fantastico. Naruto, di Naruto ovviamente, penso che sia abbastanza esplicativo, e Han Solo. Allora, per quanto mi piacciono tutti e due, Han Solo ovviamente di Star Wars per chi non lo conoscesse, probabilmente Han Solo, perché sa essere un tipo abbastanza, come posso dire, bello e dannato che si lascia desiderare, quindi molto probabilmente non mi risponderebbe neanche se fossi in guai seri. Quindicesima e ultima domanda. Ti sei appena svegliato ed è ora di colazione? Beh, certo, mi sono appena svegliata. Ovvio che devo fare colazione. Sono un hobbit inside. Ho bisogno della prima, seconda, terza, quarta, quinta. Vabbè, lasciamo perdere. Tua mamma è stata rimpiazzata da... Mi rendo conto che ho fatto troppi foglietti per questo tag, ma va bene così. Mia mamma è stata rimpiazzata da Taiga di Toradora o Sansa Stark. Allora, premesso che Taiga è la metà di me, nel senso è veramente bassa, probabilmente sceglierei lei, perché poi schiavizzerebbe Ryuji e farebbe comodo un cane schiavetto in casa che pulisce, fa da mangiare come Dio comanda, perché Sansa non mi dà molto l'aria di essere una madre protettiva nei confronti dei figli. Queste erano quindi le mie risposte al tag. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate e chi fra le due opzioni avreste scelto voi, perché sono veramente molto ma molto curiosa. Inoltre, se voleste fare questo tag sul vostro blog, sul canale YouTube, su Instagram, su qualsiasi tipo di social, mi raccomando, sentitevi liberi di farli e consideratevi taggati dalla sottoscritta. Magari fatemi sapere qua sotto che cosa ne viene fuori, lasciatemi il link al vostro canale o blog o qualsiasi altro tipo di social. In descrizione vi ricordo che trovate sia il canale che il video di Matteo, che dovete assolutamente guardare, e tutti i link ai miei vari altri social, ma penso che ormai lo sappiate. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, anche se è molto discutibile come book tag. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!